Purtroppo, che ci sta accompagnando lungo quest'estate è il nostro nuovo singolo, si chiama Il Cantante. Tuo padre dice, saranno fatti tuoi, sei un cantante, tu ti innamorerai, finirai solo nella sua musica, finisci sempre e fare ipotesi. Sono qui in alto, ancora da fare, un comandante, hai la tua mare. Diverso ed è emozionante. La stessa domanda che ha fatto a Sam, esibirsi davanti
davanti al pubblico in varie parti d'Italia, esibirsi davanti al pubblico di casa propria, se c'è una certa differenza. Sì, sì, si molto. Noi... A parte che qui hai sentito prima, arrivano da tutta Italia lo stesso, perché si sono spostati. Quello che dico io, che siamo davvero contenti perché la gente ci segue in ogni data, dalla più piccola alla più grande. Quest'anno tanti stanno dicendo che le band giovani hanno tanti problemi, che ci sono pochi concerti, ma noi ce ne sbattiamo e andiamo avanti con la nostra musica. Perché bravi! Siete bravi! Fare le date. E poi grazie. Ne avete veramente tante tutta l'estate. Certo. Ce n'è un'altra dove saremo insieme a voi ancora, quella esatto. di Poggio Rusco in provincia di Mantova, il 28 agosto, segnatevi. Poggio Nightlife si chiama la serata. Una domanda, io so che il vostro prossimo singolo, il nuovo, quello che arriverà dopo il cantante, ha una particolarità, c'è cioè un'iniziativa particolare in casa questo singolo. È un pezzo del nostro nuovo disco, Allora sul Montaggio, uscito il 4 maggio scorso, e abbiamo lanciato questa iniziativa, ovvero saranno loro, i nostri fans, a fare il video ufficiale della band. Wow! Siete pronti? E come funziona? Spiegalo. Devono andare nel nostro sito ufficiale, che è facebook.com/lastofficia. Da lì ci sono tutte le indicazioni per mandare i loro provini e quello che riescono a inventarsi in questa pazza estate. Perfetto, e allora e allora sia buon viaggio, è il titolo del vostro ultimo lavoro. Allora si parla tanto di viaggio, qual è una domanda leggera, molto più leggera, non parliamo di musica in questo momento, ma parliamo di vacanza ideale. Qual è la vacanza ideale dei Lost, al di là del lavoro, dei concerti, degli appuntamenti con il pubblico? Qual è la meta preferita? Los Angeles! E io mi cerrei tutte le capitali. Buona idea! Londra. Il mare. Cosa c'è posto di mare? Mare, tu? Quello del mare. Anche tu il mare, sei amante del mare. Andiamo insieme. Sta parlando con Radio Pico, il Los Angeles! Grazie! Mi raccomando, dopo la fine dello spettacolo. Fantastici, allora. Momento adesso autografi. Noi dobbiamo asciugare.